Esercizio di esame numero 27. Navigando a sud dell'isola di Pianosa con prora bussola 035 si intende verificare l'attendibilità della tabella di deviazione. Si rileva perciò per il rilevamento bussola 003 l'allineamento tra Punta Brigantina con il faro dell'isola di Pianosa. RLB 003 gradi. Determinare la deviazione per quella prora e verificare con la tabella se esistono differenze di deviazione e se è necessario far effettuare i giri di bussola. La declinazione, l'abbiamo detto, abbiamo la prora bussola PB è uguale 0,35. La declinazione nel 2008, 2008 era 0 gradi, 2008.0, quindi all'inizio era 0 gradi e 20 primi ovest, e c'è una diminuzione annua di 50 primi est. C'è una diminuzione annua, quindi va 50 primi est all'anno verso est. Quindi siamo nel 2012.0, all'inizio 2012. Quindi di per quanti anni è variata? 2008, 2009, 2010, 2011, 4 anni. 4 per 50 primi sono 200 primi. Quindi era 20 gradi, 20 primi ovest, è andata 200 primi est, quindi 20 meno 200 fa 180, quindi la declinazione è uguale a 180 primi est, uguale a 3 gradi est. Ok? Ora a questo punto facciamo una piccola puntualizzazione. Delle cose di base di questo esame, senza limiti alla costa, è che per questi esercizi, tutte le volte che l'esercizio di taratura della bussola è su pianosa o sull'argentario, la bussola è tarata, gli altri no. Voi direte, ok, allora qui è più facile perché sappiamo che è tarata. Beh, vedremo che non è così. Vedremo che anzi, forse è peggio quando la bussola è tarata, quindi su pianosa e sull'argentario. Vediamo perché. Intanto vediamo come si risolve questo esercizio. Sappiamo che questo esercizio si risolve facendo la formula RLV uguale RLB, rilevamento bussola, più deviazione, che è quella da trovare, più o meno, sarebbe più o meno deviazione, ma tanto la dobbiamo trovare, lasciamo pure deviazione, più o meno la declinazione. Andiamo a sostituire, per sostituire dobbiamo andare a tracciare il rilevamento vero. E è qui il punto, che se il rilevamento lo tracciamo preciso, giusto, al grado, torna. Se lo sbagliamo anche di 1 o 2 gradi, è molto facile sbagliarlo, non torna, può non tornare. Quindi possiamo dire che la bussola è da tarare quando invece non è da tarare. E questa è la difficoltà in più di questo esercizio. Ora io qui l'ho fatto preciso e sono 0,10 gradi, ok? Quindi diciamo, facciamo l'esercizio in maniera regolare. Io l'ho tracciato, sono 0,10 gradi, quindi andiamo a sostituire 0,10 gradi è uguale a 0,03 più deviazione più 3 gradi. Va bene? Quindi se per trovare sappiamo la deviazione, si spostano di qua e facciamo che la deviazione è uguale a 10 gradi meno 3, quindi uguale a più 4 gradi. A questo punto, per verificare, andiamo sulla tabella e vediamo che con una prora bussola di 0,35, con una prora bussola di 0,35, la deviazione è più 4 e quindi torna. Ok? Però attenzione, ma se io questo rilevamento per errore l'avessi tracciato 0,8, 0,9, 0,9, 0,11, 0,12, non è così facile tracciare il rilevamento. A questo punto io farei in questo modo, agirei in questo modo. Ripartiamo da zero. Ripartiamo da zero però sapendo che in questi esercizi, quindi pianosa e argentario, la bussola è tarata. Cosa farei? Io farei questo. Sapendo che la bussola è tarata, io andrei a cercarmi prima il rilevamento vero da tracciare, per essere sicuro di tracciarlo giusto. Come faccio? Lasciando la stessa formula, RLV uguale rilevamento bussola più, a questo punto, più o meno delta, perché a questo punto non so quant'è la delta, la devo andare a inserire, più o meno D. A questo punto io faccio uguale, vado a trovare tutti i dati.
rilevamento bussola, che è 0,03 gradi, più, siccome so che la deviazione è la stessa, vado a vedere quella della tabella, perché so che sarà quella che mi tornerà nell'esercizio. Quindi abbiamo detto, con la parola bussola di 0,35, la deviazione è più 4, 0,3, più, più 4, più 4, più, erano 3 gradi, più 3 gradi. Quindi uguale, rilevamento vero, a 0,10 gradi. Ok? Quindi a questo punto vado a tracciarmi il rilevamento 0,10 fra i due punti e inizio da qui. Praticamente a questo punto sono sicuro che il rilevamento è tracciato bene, in effetti poi è tracciato bene perché come vedete è proprio il rilevamento giusto, però sono sicuro di non sbagliarlo nemmeno di un grado. E a questo punto con il rilevamento 0,10 gradi mi vado a rifare il mio procedimento di sopra, quindi vado a mettere 0,10 gradi qui, rilevamento bussola e mi trovo la mia deviazione che chiaramente mi verrà 4. Spero di essere stato chiaro.